Dammi convinci. E non te le catabbiaste a fascia andare a testa, posso migliare a Eddo, perché non c'è. Un capitano, c'è solo un capitano, Said! Capisci? Oh capitano, c'è solo un capitano. Tu semmai posso pigliare un capitano che do. Ah? Quello del dentifricio, ah? Vediamo il di chi dice. Vediamo sotto la potevo ingomare. Il. Oh, papare! Ma si fa trovare quella palla da spada per la dire. Papare, come sta morendo? Grazie. Salute. Tutto a posto? Allergia. Dico, come iamo? Oh, devo stare muto! Ah, un muto. Ma perché capita ancora un muto tutto perché me li ha capiti? No, a casa popolare siamo. Ah, a casa popolare. Come a casa popolare? Popolare. Ah, nel senso che tu sei popolare. Sta vedendo come io traduco per dire il romanesco che siamo per dire io non mai. Ah, come sei? Come frate? Senti, lei mi viene suonato, lei. Ciao, bello! Oh, paparella! Ciao, lei suonato, pezzo. Stavo parlando con Pupone. E ho detto che. No, che il nonno è pensionato, per cui non è che io ho detto altro. Ho detto il nonno è pensionato, vai dal nonno che è pensionato. Ah, ci dicisti il nonno. Ma perché sì. Ancora un nonno sta con voi a casa? Che se non fosse Pedro mangiassimo patate. Ah? Ah, no, che è il re dei pensionati, dice, è il re dei pensionati. Il vostro nonno è per dire il re dei pensionati. Proprio quello, sì. Senti, sì. Hillary, dimmi io tutto. Ti chiamai, te l'anticipo io, tu mannai. A me mi ha mandato, ma che stai a dire? A me mi ha mandato niente. Sì, niente, allora come ci accattai a stanze e picciretti? Chi è che dici? No, dici a PC. A chi? A Champions League, dice, ancora sta a pensare alla Champions League. No, non ci sta. Io ho visto tuo marito, non ho visto. Basta, sta a fare una cacciara per niente quello. Vabbè, comunque io l'anticipo domani, paparetta, ma a me non per dire che ti posso dire una prima. Ma che vuoi dire? Ma stasera c'è un problema di collegamento, io non sto capendo niente. No, cioè. Ti volevo dire che con tutti i soldi che ti mannai, per dire almeno puoi scegliere e mi fai mezza botta a cane, nel senso ti dire vieni, stai cucchino. Oh. Ma io non so neanche qual era la cifra e ti devo. Ma che quanto era? Controlli tu conto! Quanto ci ha mandato questo? Corso io da faccia la performance. Controlli la canzone della Champions. Paparello, scusami. Champions, Talia, Marizio, dica. Ma fai una trovata la canzone? Ilari, ti mando il saldo, basta che scendi. Il saldo, sì, ciao, chiudete il collegamento, grazie. Gustavo Iremio, non basta una fascia di essere un capitano. Tu a sapere ma cantare, magari la canzone che da te c'è. Capisci? Perché io di essere, non c'è dubbio che è io. Ida continua a non convincere. Nel Medioevo una donna viveva 40-45 anni. Negli anni 70 una donna viveva 75-80 anni massimo. Adesso l'Università del Massachusetts dice che una donna potrà vivere fino a 110 anni tranquillamente. 110 anni. Mia moglie ha 45 anni. Quindi vuol dire che in altri 75 anni io devo sentire Aida parlare. In altri 75 anni. Misidia. La mia misidia già sente la ora, figurati in altri 75 anni. O morì Aida o moro io. Misidia. Ciao Giuseppe! Stai facendo sto baby shower? Ciao Roberto! Baby shower, pupu pupuru, baby shower, pupuru, pupuru, bella. A chi dammi su, dai. Che c'è ancora? Sì, finalmente! Mi viene che a dire per aspettando a lei però, eh? Sa? Sogno Stefani, sembra cugina di Jonathan. Sa. Da certificato internazionale di estetista. Sa? Parrucchiera, faccio unghie, capite? Tutti i costi facciamo, va bene? Sa. No, io ho praticamente un baby shower e lo picciriddu. Sa. No, chi do casa a battiare l'altro, eh? Sa. Che mi sta giudicando? Perché siamo moderni ormai, non ci sono sti cosi. Sa.
Mi pareva. Comunque la chiamo perché nell'ordine, Jonathan, mi devi dire se viene a questo baby shower, sciappi? Sì. E poi mi dire su venio matrimonio, su mi pattio picciriddu, su a ricevio sto curriculum, su chi do loro un faggio contattavo, ma dare un numero, insomma una parola di cose mi dire. Sì, attende in attesa. Attende in attesa. Mamma però, ma ho l'arancino in tuo muro. A me una pizzetta, ma no l'arancino in tuo muro. Non fate il rumore che sta colorando. Ma no l'imbianchino, mia mogliere se sta facendo un colore nei capelli. Che se c'era mia moglie qua io potevo parlare con voi. Ma quando mai? Ave un anno che sono chiuso in casa con mia moglie, non ce la faccio più. Un litigio al giorno. Sbaglio io, Ida si incazza, io ci domando scusa. Sbaglia Ida, io mi incazzo. Ida si incazza perché mi incazzaio e ci domando scusa sempre io, ma com'è possibile? L'altro giorno ero così tanto nervoso che ho cominciato a sbattermi la testa al muro per un'ora e mezza. Mia moglie si è preoccupata e telefonò al dottore. Il dottore: stia tranquilla signora, adesso le prescrivo un calmante. E mia moglie: bene dottore, quando glielo devo dare? No signora, un calmante se la va a pigliare lei, perché sta facendo nascere pazzo a suo marito. Pure un dottore, sape. Io a mia moglie non la sopporto, noi non parliamo più la stessa lingua, non riusciamo a comunicare. L'altro giorno mi fa: amore, ma secondo te dopo un anno chiusi in casa abbiamo ancora feeling? Ci disse: non lo so, tali hanno cassetto di medicinale. Feeling, howling, sarà la stessa cosa, che ne sai? Perché poi lei si fissa nelle cose. Ora ultimamente si è fissata che deve comprare tutte cose su internet e in televisione. Tutto, abbiamo la casa china di stupidaggine. Che ne so, il frullatore che quando frulla suona Jingle Bell. L'accappatoio che quando si bagna cancia colore. Un scupino lucesso che fa il topolino. Vede una cosa in televisione e se la accatta. Abbiamo in casa talmente tante dipignate matarazza che ai figli di Giorgio Masciota l'università ci sta pagando io praticamente. E non mi posso lamentare. Perché appena mi lamento si mette a chiancere. Che poi chiange pure brutta mia moglie. Che canto è? Pare un surce. Te lo ricordi quando eravamo fidanzati? Che tu mi hai detto che io avevo un posto speciale nel tuo cuore. Sì, ci disse, ma poi ne maritammo e cangiaste posto. E che posto c'ho adesso? Su postomoco, ma restaste qua. Che la finisti? La finisti perché tu hai le zazzere a te che c'è qua, a te che taglio mi hanno fatto oggi. Non da fermi, tu sei di dove ti sei. Facciamo la pace, abbracciamene, va? Aspetta. Ti igienizzo, ora ne potremo abbracciare. Ora ci possiamo abbracciare, che prima o poi ti botto da matte ti botto. A proposito, vediamo da che si dice. La chiamiamo. Senti. Idro! Chiamiamolo. Ida! Dove? Salvo. T'hai visto? Dalla redazione esterna il vostro Marco Chiddo e alle mie spalle Marte. Una inaspettata e abbondante pioggia continua ad abbattersi su questo malconcio pianeta già dalla scorsa notte. E gli abitanti, infatti, già dalle prime ore del mattino sono stati colti alla sprovvista, rinunciando a svolgere le quotidiane faccende al di fuori delle loro abitazioni. E come si evince guardando le immagini alle mie spalle, si sono accampati alla meno peggio. Ma sono in cenno? Oh, si tratta di una coltre di grossolano pulviscolo astrale che ha ricoperto tutta la superficie marziana, notoriamente rossa, rendendola del tutto simile a quella lunare. Restano infatti, come potete vedere alle mie spalle, ancora evidenti i tipici avvallamenti del pianeta grigio, cioè rosso, sì, insomma marziano, ah. Ecco. Ora, se l'operatore è così cortese da seguirmi nell'inquadratura, andremo a vedere e toccare soprattutto con mano tutti. Ma io sta cosa non l'avevo caputo.
Said, mi fai il biglietto per cortesia, quando ci vai è vero, per chi chissà ogni volta che non la deve seguire non si muove, non mi faccio muovere io ora, ci blocco tutto così dopo, non è che potevamo stare, e poi tutta questa gente, tutta sta qua, onne. Come potevamo dubitarne? I soccorsi, come avete appena sentito, non si sono fatti per niente attendere e presto tutte le vie di comunicazione verranno del tutto liberate grazie ad un sistema elaborato di aspirazione protonica sviluppato già dagli anni scorsi che prende il nome proprio dal suo inventore, la scienziata Marzia Dyson. Certo che faremo al più presto nostra questa tecnologia, per il momento da Marte e Kiddo è tutto, a voi la linea. Senti, ma fai una cortesia, ci prepari le emissioni e ci vai tu dopo? Eh? Ci vuoi? Mi stai dicendo sì? Ma aspetta, non mi abbracciare. Buttioso. Professore, a lei aspettavo, si accomodi. Grazie. Cioè, mi faccia capire, lei arriva, si accomoda, si siede, mi dice di sedere, cioè, ma è a casa sua lei, mi scusi. No, se c'è la porta aperta. Se la porta aperta non significa che lei può fare quello che vuole, abbia pazienza. Ma no, ma... dice la porta aperta, può entrare dal professore la parola, uno non è la parola. Io mi chiamo la parola, io ho l'accento sulla parola. Ora me lo ricordo. Allora, cosa vuole? Allora, praticamente ho parlato con il nostro portiniere, Giovanni, perché mi hanno preso per fare una cosa nel teatro, a tipo attore. Nel teatro? Adesso a fare, sa recitare? Ho fatto teatro. Lei ha fatto teatro? E dove? Allo Stabile. Lei ha fatto teatro? E con chi? Con Mastro Peppe. Mastro Peppe? Sì, Mastro Peppe. E cosa avete fatto? Lui si occupa di fare le tappezzerie delle poltrone dei teatri. Io per operare devo mettere presente il bottone al centro della poltrona quando si arrisuca la pelle. Là dove... no, lei non è che ha fatto teatro, lei lavorava nella manovalanza per riparare la tappezzeria dei teatri. Il registro l'ha saputo, dice allora queste... queste me le fa lei, ma non tutta la poesia. Devo fare delle pezze di una poesia. Delle pezze, questi brani, questi versi. Versa della poesia. I versi. Allora ci ho detto a Giovanni, chi è che mi può dare un aiuto per impararmi a insegnarmi questa cosa? Chi è che mi può dare un aiuto? E lui invece il professore La Parola. La Parola. Oh. E qual è questa poesia? La poesia è quella del... non so se era quale? Di venerdì. Quale? Venerdì. Non lo conosce? E chi non conosce Giacomo Leopardi? Io non... sta scherzando? Un grande Giacomo Leopardi, veramente grande. E mi dica, allora quindi questa parte evidenziata è quella di... non evidenziata in giallo, questa è colorata che quindi è evidenziata. Quindi lei c'ha l'incipit di questo? L'inizio, perché non, sì. Io non comincio. Lei comincia dall'incipit, quindi no, dall'inizio. Perché lei vede che è scritto in inglese, professore. Chi ha detto che è in inglese? Lei ha detto incipit. Incipit è latino. Ah, provincia di Roma, latino. Sì, ci sono stato. Vabbè, allora io devo... Dunque, cominciamo. Si carichi, sì. Ci metta il pathos. Ma... allora, La donzelletta viene dalla campagna in su calar del sole. No, fermo. Allora, no, non ci siamo. Allora. La donzelletta viene dalla campagna in sul... calar del sole. Ah, ecco, ci devo mettere questa alzata, ho capito. È chiaro. Ma il registro non me l'aveva detto. Ma io lo dico, ripeta. La donzelletta viene dalla campagna in su calar del sole. No, è sul. Allora, è preposizione articolata. Allora, la donzelletta viene dalla campagna in sul. È vero, ecco. In sul calar del sole. Ora, non lo faccia sentire questo capito. Sul. La donzelletta viene dalla campagna in sul calar del sole. E portava. E che cosa portava? Portava un fascio d'erba. Dell'erba. Perché era viziosa. No. Ci fece un... perché veniva dalla campagna e aveva un fascio d'erba. Tutti così dicono. E recava in mano che cosa? Un mazzolino. Ah, ecco, un mazzolino di rosa e viola. Tutto il mazzolino di rosa e viola. Sono due fiori diversi. Lei però questa donzelletta a me me la deve fare vedere. Ah. Me la deve fare capire. Io voglio conoscere questa donzelletta. A
Rosetta, figlia di Giovanni Portiniero. No, lei mi deve fare vivere questa, questa donzelletta che viene dal Zuccalar del Sole. Questo mazzolino di fiori che c'è in mano, lei me lo faccia sentire. Ho capito. La donzelletta viene dalla campagna in sul Zuccalar del Sole che portava l'erba con il suo mazzolino di fiori. E l'altro, quel mazzolino. Che c'è questa sentina? Ma ha detto lei. Andiamo avanti, perché qua lei poi ha un altro sì, altro. E intanto riede alla sua parca mensa. Sì, perché lei era la donzelletta, era sua cugina, che era risaputo da tutto il paese che era una parca. Parca, vuol dire parca? Parca, parca, mensa di sopra. Parca è povera, è sicura. È una parca povera, ma è poca. Parca fischiando il zappatore. Esatto. Perché questo zappatore arriva dai campi, fischiando. Ecco. Guarda lei questo zappatore. Lo so. Lei me lo faccia sentire. Riede il zappatore. Risiede, quindi. Però lo devo fare all'impiego. Sì, alza di più. Allora, lei mi deve fare sentire. Riede, cioè risiede il fischiante. Lo faccio di prima. Perché lui risiede, lui risiede lì nella casa e intanto riede fischiando il zappatore. E fa così. Felicissima sera a tutte queste signore. Siccome il figlio che voleva non essere zappatore ma era avvocato che si aveva laureato, dice io a zappatore ci vengo, allora il padre venga, lo guarda e ci fa addi nuocca te e va a mestimone. Se ne vada e sparisca dalla mia vista. Su, vada via. Mi perdono professore, la meglio parola è quella che non si dice. Parola. Allora si mette d'accordo, io dico parola e lei dice parola. Io dico parola e lei dice parola, questo mi perdono.